Chi comincia? Comincerò Ah, invece di te. io, non c'è problema. Nome? Angelo. Chiara. Quando vi siete conosciuti, cosa hai pensato? Beh, ho pensato che poteva nascere qualche cosa di interessante per quello che era la nostra, che io già svolgevo mentre lei faceva un altro tipo di attività nel mondo dell'organizzazione. Ma io ho pensato che era una persona onesta, corretta e mi ha colpito questo suo modo così importante di dedicarsi alle cose che faceva. Un pregio e un difetto. Pregio. Un pregio, cioè, un passionario, cioè passione sulle cose, mentre un difetto, beh, difetti ne ho tanti, no? Penso che possa essere. Ogni tanto perdo la pazienza, sì. Io pensavo che dovessi dire io i tuoi pregi e i tuoi difetti, era più facile. Va bene. No, un pregio e un difetto. Il pregio è che se a me piace una cosa mi ci butto a capofitto e con tanta passione, quindi la porto avanti fino a che non ho raggiunto il mio obiettivo. Il difetto è che forse perdo troppo la pazienza. In cosa sei più bravo di lui? Forse nella comunicazione, riesco a comunicare forse meglio di lui quello che voglio fare, che voglio dire, nella comunicazione. Condivido, la sua. Ma io credo nell'organizzazione, un'organizzazione di ordine generale, perché ormai l'esperienza è tale e tanta che insomma me lo consente facilmente. Da 1 a 10, quanto sei simpatica o simpatica? Da 1 a 10, 5. Anch'io 5. Goloso. No, non sono golosa. No, nemmeno io. Arrogante. Non so se mi reputo arrogante, sono una che porto molto rispetto alle persone e quindi mi comporto di conseguenza, però mi fa andare in escandescenza se vedo che altri non portano a me lo stesso rispetto. No, Quindi non mi considero io di arrogante. natura non lo sono. Scaramantico. Io no, Neanch'io, assolutamente. neanch'io. Generoso. Sì, direi di sì. Direi tanto generoso, Disordinato. sì. No, assolutamente. Paziente. Sì, entro certi limiti sono paziente, cioè la pazienza a volte, anche la troppa pazienza a volte può essere un difetto, quindi paziente è il giusto. Sì, paziente sì, anche se poi nei momenti particolari ogni tanto si può perdere a causa degli altri. Il sogno nel cassetto. Sogno nel cassetto? Non saprei proprio. Ho una bella famiglia, ho fortunatamente salute, un lavoro che mi piace, quindi. No, beh, il sogno nel cassetto, sia per il premio, è un sogno che spero di poter, vista la nostra età che sta avanzando, di poter realizzare il 25esimo anniversario del premio, perché sarebbe una cosa straordinaria. E poi chissà, forse un sogno potrebbe essere quella di rifare almeno una volta un evento straordinario di carattere internazionale di pallavolo o di basket. Il cantante o la cantante che preferisci? Per me, Bruce Springsteen. E io e Lucio Battisti. La canzone? La canzone? Mortuana. Emozioni. Ce la canti? No, assolutamente. No. Richiamale se vuoi. Emozioni. Le leggende dello sport che ti ha maggiormente impressionato? A me, naturalmente, resta molto difficile dire chi ti ha impressionato di più perché ogni premiato ha sempre lasciato il suo segno. Però se devo ricordare qualcuno con particolare emozione e con molto affetto, risale all'edizione del 2008, quando abbiamo fatto le leggende olimpiche e tra i premiati c'era Dick Fosbury, che mi ha colpito molto la sua sofferenza, perché in quel momento lui stava facendo chemioterapia perché era stato operato da un tumore alla schiena. Mi ha colpito molto la sua sofferenza, ma anche la sua disponibilità a seguire un programma molto intenso,
a seguire l'organizzazione in giornate molto calde. Ecco, quindi mi ha colpito questo signore altissimo, americano, sofferente con questo cappello alla texana, me lo ricordo ancora come se fosse adesso. Beh, sono tanti, sono veramente tanti. Forse cioè, un affetto particolare personale ce l'ho e lo sto mantenendo con Edwin Moses per vari aspetti. Forse però il personaggio che mi ha dato più soddisfazione in maniera non tanto per divertimento è il povero Gianalomo, il rugbista, perché quando è venuto nel 2007 per noi è stata una bellissima storia. Oltretutto c'è un episodio molto particolare perché eravamo in visita ad Anghiari per fare il percorso di Piero della Francesca con le auto storiche e stava girando il film Leonardo Pieraccioni e dovevano spargere del sale, dei sacchi di sale via con una vespina. Ecco, si vide questo gigante buono prendere tutti questi sacchi uno per uno e aiutare la persona, quindi fu una cosa molto molto suggestiva. Peccato che ci ha lasciato troppo presto. L'intervista è finita, salutatemi a modo vostro. Ciao. Ciao e alla prossima. E grazie a Chiara Fatai, a Angelo Morelli per la vostra disponibilità e grazie, lo dico proprio in maniera ufficiale, come dire, per aver favorito di sviluppare questa mia passione un po' di tempo addietro, dandomi l'opportunità di collaborare con Radio Flash. Grazie. Grazie a Grazie a te. te, Ciao. grazie.